Siamo con Federico Pellegrino, vice campione del mondo della sprint, che si è confermato ancora una volta tra i grandissimi di questa specialità. Federico, sinceramente, a volte pensi, nella mia carriera avrei potuto vincere qualcosa in più se non ci fosse stato Kleebo. Diciamo che un po' leggermente frustrante è arrivare 3 anni di fila secondo nella Coppa del Mondo Sprint, sempre dietro lo stesso avversario, vincere l'argento olimpico dietro lo stesso avversario, vincere un argento mondiale sempre dietro lo stesso avversario. Però questi risultati, beh, ci sta, innanzitutto lo sport è fatto così, e d'altra parte però questo valorizza ancora di più le volte in cui li sono arrivato davanti, per esempio al mondiale di 2 anni fa dove ho vinto l'oro a discapito del suo bronzo, quindi fa parte dello sport, ma non per questo parto battuto in partenza, anzi continuo a allenarmi con sempre più motivazione per riuscire a batterlo di nuovo in futuro. Tra l'altro, soprattutto nel fine di stagione, hai dimostrato, ma lo avevi già fatto, che ti sai difendere molto bene anche nelle distanze più lunghe. In futuro, magari anche dopo le Olimpiadi del 2022, possono essere davvero il tuo obiettivo, anche proprio da puntare a risultati importanti. Ma diciamo, hai detto bene, mi difendo. Tra difendersi e puntare a vincere c'è una bella differenza. Io finché posso provare a vincere e vincere il sprint, continuerò sempre lì. Poi a lungo termine non lo so cosa può aspettarmi, cosa mi riserva il futuro. Sicuramente con la voglia di fare, la voglia di allenarmi, se continua così, sicuramente può succedere qualsiasi cosa. Ah, c'è una novità importante rispetto agli anni passati, ti faccio solo due nomi ma non sono gli unici, Davide Ganz e Luca Del Fabbro, stanno arrivando finalmente i giovani. Ci sono 2 ragazzi che a livello junior si stanno distinguendo, stanno facendo bene. Non dimentichiamoci però che ci sono stati tanti ragazzi che hanno fatto bene a livello junior. Arriverà per loro il momento difficile del salto, del passaggio di categoria, quando arriveranno a tutti gli effetti atleti senior, e allora lì sarà il momento giusto. Però li ho inquadrati tutti e 2 molto bene, ho capito che sono 2 ragazzi che veramente hanno tanta voglia di arrivare all'alto livello e ce n'è bisogno, perché non basta essere forte coi coetanei, bisogna anche avere l'ambizione, anche quel pizzico di pazzia, di pensare di arrivare veramente, veramente in su. E mi sembra di aver visto che i 2 ragazzi in questione hanno tanta voglia, adesso sta a loro impegnarsi sempre di più per riuscire a raggiungerci. Quindi il progetto staffetta non è tramontato. Ah no, per me quello assolutamente no, anche quest'anno con la staffetta dei mondiali purtroppo non è andata come speravamo, però non è un problema, nel senso che ci riproveremo la prossima volta e non possiamo fare diversamente.